Benvenuti al 31esimo capitolo di Guida coniugale per vincere le tue litigate. I lavori domestici. Se pensate che tradire la propria partner sia grave, non avete mai lavato un pavimento usando per sbaglio il coccolino. La vostra partner, infatti, potrebbe aprire l'armadio e trovarci l'amante, ma in primis inferocirsi perché le camicie non sono predisposte in maniera cromaticamente armoniosa. E dire che già che l'amante si trovava là, una sistematina poteva darla, ma noi siamo signori e non portiamo rancore. I lavori domestici sono forieri di battaglie epiche, dove la parità di genere si scontra con un patriarcato romantico. Sono d'accordo con l'equiparazione degli stipendi, ma il fatto che tu continui a fare il letto mi fa sentire un vero uomo. Questo è il pensiero che l'uomo tenta di celare, prendendosi di default varie mansioni a basso coefficiente di errore, come buttare la spazzatura o portare a spasso il cane. Ma non è mai così semplice. Quante storie sono finite perché l'uomo al rientro aveva al guinzaglio un sacchetto di spazzatura e buttato il chihuahua nell'indifferenziata. Grazie a Dio, molti si sono evoluti e hanno iniziato a buttarlo nell'organico. Ma pare che non basti. Errore comune dell'uomo è pensare che anticipando la donna nello svolgere i vari servizi e programmando la divisione dei suddetti, ogni litigata venga disinnescata. Niente di più falso. In questo gioco non esiste l'importante partecipare. Per la donna, un lavoro è davvero svolto quando richiede tempo e risultati. Se lavi un vetro e lei non ti vede, quel vetro era già pulito. Se ti vede ma ci metti poco tempo, quel vetro è ancora sporco. Se ti vede e ci metti troppo tempo, lascia perdere, faccio io. Scopo basilare della donna non è dare un compito all'uomo affinché lo svolga, ma valorare la tesi che lui è un inetto, dando il via ad una vera e propria inquisizione. Si narra che questa tecnica sia stata adottata per la prima volta da Isabella I di Castiglia, che la utilizzò nel regno per ripulirlo da tutti gli eretici. Il papa li nascondeva sotto il tappeto? Lei bruciava i tappeti. Prendiamo questo caso. Giorgio e Luca aspettano degli ospiti per cena. Hanno appena finito di pranzare. Giorgia si prende una piccola siesta, ma ammonisce. Alle 14 iniziamo a pulire. Luca accetta senza condizioni. Errore fatale! In questi casi, l'uomo deve sempre insistere sul fatto che potevano andare in pizzeria. Come mai una serata di relax debba trasformarsi in una giornata di lavoro? Ovviamente, questa tattica non opera sull'immediato, ma almeno scarica sulla coscienza della vostra partner il peso di un'ospitalità non voluta. Tuttavia, scoccano le 14 e Giorgia sta ancora riposando. Luca, come ogni uomo, non sa da che parte cominciare. Il cane l'ha già buttato, la spazzatura dorme tranquilla nella cuccia, ogni sua altra azione potrebbe causare danni. Luca si concentra. Come può impostare il pomeriggio senza effetti collaterali? L'ultima volta che ha aspettato il suo risveglio giocando alla PlayStation non è andata a finire bene. Opzione A. Si distende vicino a Giorgia aspettando il suo risveglio. Ipotesi da scartare. Appena appoggerà lo sguardo sul cuscino, le scatterà come una molla dicendo che è tardi, che c'è un sacco di roba da fare. Ipotesi B. Sveglia Giorgia dicendo che è tardi, che c'è un sacco di roba da fare. Giorgia gli dirà che non è una schiava e che potrebbe anche iniziare lui a fare qualcosa. A Luca resta l'ipotesi C. Essere propositivo e fare qualcosa. Così Luca si mette a fare il lavoro più gestibile per un uomo. Lavare i piatti, ma con due accortezze. Spegnere televisore, dispositivo audio e far tacere qualsiasi altra forma di inquinamento acustico. Non per non svegliare Giorgia, ma perché lei possa percepire il getto feroce dell'acqua, le sgommate della spugna e il tintinnio dei piatti che manco fosse la fornace di Efesto. Ma non basta. L'uomo deve sempre tenersi di scorta un piatto sporco da lavare appena lei fa capolino. Visto? Arriva Giorgia. Bravo! Stai lavando i piatti. Hai visto? Era l'ultimo. La speranza divampa, ma è di breve durata. Sguardo di Giorgia sulla spugnetta. Non avrei mica usato questa. È l'unica che ho trovato. L'altra è sparita. Errore fatale.
Luca ha utilizzato la spugnetta Eau de Fogne, che si utilizza per pulire il lavandino, fatta del 20% di spugna, 40% Viacal e il restante uova di scarafaggio. Ma questa non si utilizza per lavare i piatti, io ci pulisco il lavandino, ci uso pure lo sgrassatore. Beh, c'era tanto grasso sui nostri piatti. Amici, ricordatevi, la simpatia non vi toglierà dalla forca. Adesso bisognerà fare tutto da capo. Ho pensato, ha fatto casino che manco fosse nella fornace di Efesto, mi ha svegliato, ma almeno si rende utile. E invece no, nulla, nulla. Non ti arrabbiare, amore, adesso risciacquo tutto. Risciacqui, adesso devi lavare tutto da capo e siamo in ritardo. Sei sempre una perfettina. E allora fallo tu. Attenzione, qui l'uomo perde totalmente il controllo. È come se stesse urlando: sono un infedele, bruciami. Cosa? Io faccio le cose e non vanno mai bene. Tanto vale che inizi a farle direttamente tu. Allora sai che ti dico? Io esco e te la vedi tu con i nostri amici questa sera. Matto, Luca è costretto a inseguire e chiedere scusa, venendo declassato da pulizia piatti a pulizia bagno, dove finalmente troverà vicino al cesso. Ah, ecco che fine aveva fatto la spugnetta per i piatti. Ma come avrebbe dovuto rispondere Luca una volta colto in fallo? Non avrei mica usato questa. Ma va, scherzetto, ti ho sentito arrivare e l'ho cambiata in corsa. Sei il solito scemo. Farei di tutto per strapparti una risata. Matto disinnescato. A quel punto però l'uomo, che non è una bestia, deve avere l'accortezza di lavare nuovamente il piatto, la posata e il bicchiere che utilizzerà a cena. Gli ospiti si chiederanno ovviamente qual è l'ingrediente segreto che rende le pietanze così speziate e croccanti. E la vostra ricetta? Per un rapporto felice. Uova di scarafaggio in salsa di Viacal. Per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima e buone litigate a tutti.